Buona festa a tutti! Oggi è San Francesco, quindi non solo a coloro che portano il nome di San Francesco, e quindi di Francesco, Francesca, anche Franco alcuni, ma a tutta l'Italia, perché San Francesco è patrono dell'Italia. E quanta benedizione San Francesco deve ancora continuare a donare a questa nostra Italia. Quindi auguri, auguri a tutti. E non forse è una, non una, così, un caso che oggi noi parliamo di una seconda, di un secondo suggerimento che Padre Pio dà ai sacerdoti per vivere bene il loro ministero. Ieri abbiamo visto la semplicità, oggi vorrei vedere con voi la pace, che non è solo la pace esteriore, ma è soprattutto la pace interiore. E San Francesco spesso è come dire, presentato come il testimone che ha saputo costruire relazioni di pace. Ma ricordiamoci una cosa, che Francesco non è né un ecologista né un pacifista. Francesco d'Assisi è un uomo rappacificato con se stesso. Cioè Francesco d'Assisi aveva la pace nel cuore, e chi ha la pace nel cuore è chiaro che ama l'uomo, ama il creato, ama gli animali, perché vede tutto. Una persona che usa violenza sulle altre persone non è un uomo rappacificato. Una persona che usa violenza verso il creato, verso gli animali, non è un uomo rappacificato, perché un uomo di pace è un uomo che parla un linguaggio di pace. Pensate che il famoso episodio del lupo di Gubbio. È vero che il lupo non era un lupo, ma doveva essere un signore che angariava la gente, però in quell'episodio Francesco d'Assisi riesce a entrare in dialogo con un lupo, cioè con un animale, e l'animale ha modi diversi, linguaggi diversi dagli uomini. Questo ci dice che un uomo rappacificato dentro di sé riesce a parlare, tra virgolette, a entrare in dialogo anche con linguaggi diversi. Ecco che cos'è il dono della pace e della pace interiore. È un uomo di pace, lo ripeto, un uomo in dialogo con tutti e con tutto e con il creato. È a questo che ci invita Papa Francesco, quando ci dice di essere, di creare una vita e un mondo fatto di relazioni fraterne. Papa Francesco, nella sua enciclica Fratelli Tutti, dice una cosa molto vera e molto profetica. Se il mondo non smette di essere indifferente e non diventa fratelli, non c'è futuro per nessuno. È la fraternità, l'essere fratelli, che salverà questo mondo, che salverà il creato, che salverà l'ambiente. Mi direte, che cosa c'entra questo con Padre Pio? Io avevo iniziato con una visuale, come sempre me ne vado in un'altra, però ripensandoci bene sopra, vedete, Padre Pio è figlio di Francesco d'Assisi, e lui lo era, e lo era con onore. Lui diceva di essere fiero figlio di Francesco d'Assisi, e quindi Padre Pio non potrebbe oggi dirci queste cose. E se stiamo attenti ai suoi scritti, se stiamo attenti a episodi della sua vita, Padre Pio nel contesto del suo tempo, con il linguaggio del suo tempo, ha saputo dire al mondo quello che oggi la Chiesa ci dice, quello che oggi Francesco d'Assisi continua a dirci, nonostante secoli dalla sua morte. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!